Insomma, hai visto che ce l'ho fatta raggiungere almeno per il caffè? Alleluia, avevo perso tutte le speranze, vedi un po'. Allora, com'è andata con Fabio? Non troppo bene, purtroppo. Fino all'altro ieri era un bambino vivace, adesso si è chiuso in un mondo tutto suo. Deve essere un mondo spaventoso a giudicare per l'espressione dei suoi occhi. Certo. Deve essere tremendo per lui, poverino. L'abbiamo portato al parco, alle giostre, abbiamo fatto di tutto per farlo sorridere, ma niente da fare, tutto inutile. Scusami tanto, non sarebbe meglio che vicino a lui ci fosse suo padre? Il marito di Barbara è in Africa, in una zona piuttosto calda. E comunque a me non dispiace starle vicino. Ho notato. Mi sembra che anche con Barbara ti trovi molto bene, no? Elena è rimasta da sola qui a Torino, il suo unico amico è morto, il suo bambino non riesce più a parlare. Cosa dovrei fare, lasciarla da sola? No. No. Scusami, hai ragione tu. E ci sono gelosa di lei, è più forte di me. Ascolta, io e Barbara ci siamo amati in passato, ma è stato molto tempo fa. E adesso ci sei soltanto tu. Allora ci vediamo stasera. Ci pensi tu ad andare a prenderla a nuoto? Sì, non ti preoccupare. Andiamo, piccola. Ciao, mamma. Ciao. E divertiti in piscina. Ecco fatto. Se ne sono andati tutti. Ho sentito. Si è rotta una corda. Mi spieghi che cos'hai? Anche prima eri strano con Samuele. Niente. Sicuro? Sì, scusa. Io so che non sono stato tanto di compagnia. C'è un po' di pensieri. La verità è che volevo stare un po' solo con te. Non ci succede così spesso ultimamente. Sola con te, perché devo dirti una cosa molto importante. Ci ho pensato tanto e mai come adesso sento il bisogno di starti vicino, vicino. Voglio un figlio, Paola. Ti ho lasciato senza fiato? Quasi. Io voglio un altro figlio per crescerlo insieme stavolta. Ci amiamo, siamo felici. Perché dobbiamo aspettare ancora? Ho capito. Vuoi che ti convinca? Vediamo se ci riesco. Cosa sarai senza di te? Non mi lascerai mai.
Anzi, lascerò qui. Ti proteggerò da tutto. Ma l'unico da cui devi proteggermi sei tu. Perché tu mi fai perdere la testa? Dato un'occhiata a quella documentazione sulla nursery da aprire qui a 100 vetrine? Sì. No, scusami, guarda, non ho avuto tempo, sai, adesso la cerco. Ah, sì. No, guarda, fa con comodo, quando l'avrei vista ne parleremo. Senti un attimo, Elena, aspetta, avrei bisogno di parlarti. Senti, se si tratta di Laura, non è perché ti veri davvero. Non è proprio di questo che ti volevo parlare, però visto che sei entrata nell'argomento... Tu l'hai vista? Sta bene, sì. Sta bene. In un certo senso. Beh, mi sembrava che ci fossimo chiariti con Laura. Vuoi sapere come la penso? Penso che il vostro rapporto è un rapporto squilibrato. Sei è persa per te, papà. Ha accettato delle cose che non sono giuste. E visto che il più lucido tra i due sei proprio tu, dovresti portargli un po' più di rispetto. Almeno per il futuro. Se ti può tranquillizzare, Marina... Se ne tornerà ad Amburgo definitivamente. Ah, bene. Perché lo dici con questo tono? Scusami, mi sembra un'ottima notizia, no? Non direi. Anita ha deciso di partire con Marina. Guardarmi così, perché non mi dai una mano? No, non si è chiuso. Stai commettendo un grandissimo errore, lo sento. Ricordati, quando Marina ti rinchiuderà in una stanzetta della sua azienda. Sai anche tu che non è così, Ivan. Marina mi ha proposto un incarico ad alto livello. Sarei solo una stupida a non accettarlo, lo capisci? Credi, potresti avere molto di più se restassi con lei. Che cosa? Le bugie di mio padre? L'ipocrisia di Elena? Che cosa? Ne ho abbastanza, Ivan, e voglio soltanto dimenticarlo in fretta. E vuoi dimenticare anche quello che c'è stato tra di noi? Non è contato niente per te. Io sono stato soltanto un diversivo in attesa dei tempi migliori. Ivan, ti prego, non farmi dire cose che non penso. Lo so benissimo che sei l'unica persona che mi è stata vicina, non mi sarei trasferita a vivere da te, non credi? Allora restaci, per favore. Costruiamo un futuro qui a Torino, io e te. Andare in Germania non significa rinunciare a noi. Io come te lo devo dire, io non posso venire con voi. Io sono stato relegato qui al confino per altri 6 mesi, lo capisci? Manda quel paese rosa. E se è semplice, no? Non posso. Non posso, lei andrebbe dalla polizia e arresterebbero Ulisse, e quell'Ulisse sono io. Ce l'ho fatto solo per te, amico. Solo per te.